Buongiorno ragazzi, qui c'è il Cracker Giro 2, qui nel primo episodio del post game. Allora, facciamo il sottovesco a chiama. C'è questo tizio qui che abbiamo lasciato. Mi sa che c'è un tizio che abbiamo lasciato qua per tipo 27 milioni di anni. Aspetta, c'è qualcuno qua. C'è un sottovesco qua. Ok. Capo, dove sei stato? C'è un nuovo cliente. Scusa. Ma è tornata grossiera, è tornata, vabbè. Mi scuso per l'attesa. Nessun problema. Adesso cosa posso fare per lei? Sono sicuro che sto chiedendo troppo per lei, ma... Porca troia! Mi può dare 50 milioni? 50 milioni? È piuttosto grande come prestito. Posso essere così imprudente da chiedere perché? Ok. È in crisi col business. Le banche hanno smesso di finanziarlo. Clienti passati stanno chiedendo rimborsi. Le banche non trovano fidati, cioè non si fidano più di mio marito. Quindi perché sei qua e perché tu non tuo marito? Mio marito è un uomo di... orgoglioso, non si sognerebbe mai di andare a prendere soldi. No, ho capito. Con mio marito era giovane. Suo padre è diventato... era pieno di debiti e si è suicidato. Da quel momento mio marito... ha giurato di non essere mai un fallimento come suo padre. Da essere uno che dà e non uno che prende. Per lui prendere soldi da uno strozzino vorrebbe significare che è diventato come suo padre e non potrebbe mai accettarlo. Non hai idea che sono qua. La scongiuro, per favore, mi dia i 50 milioni. Ok. Ma visto che sei qua, credo tu sappia le regole. Sì. Devo passare un test. Giusto, di solito do un limite di 3 ore. Ma credo devo considerare la quantità di soldi qua. Ti darò mezz'ora per trovare lavoro qui in Camuroccio. Mezz'ora? Sì, se ce la fai ti darò i 50 milioni. Senza interessi. Ho capito, grazie. Almeno non ha mandato a fanculo a chi ha, ma è no, impossibile! È tutto scurissimo. Posso chiedergli il suo nome? Setsuko Arima. Ok. Sono tutto scurissimo. Credo che sia maritata quel Darima al Tenji Lons. Intendi che non lo sapevi? È una faccia familiare. Veramente? Non sono interessato in donne più vecchie, quindi... Comunque, da quello che ha detto Tenji Lons non sta andando benissimo. Puoi controllare? Ok, adesso lo faccio. Non è la cosa... Beh? Tutto sembra a posto, ma... Ok. Non stanno un po' nella merda. Immaginavo. Quando Arima ti ha invitato al tuo ufficio, stava sperando di portarti dentro così poteva prendere i tuoi soldi. Ah, ma quel tizio lì è ancora dell'apprendista, credo. Credo di sì. Questo succede quando si fanno le sotto questo po' 800 anni. Ha senso adesso. Lo rifiuto. E vado a quello che fa più soldi, Shiobara. Shiobara prende i clienti di Tengen. Nel frattempo Tenjin prende i soldi del Shiobara. Sono convinto che i clienti che Arima da Shiobara sono quelli che non hanno modi per ripagarlo. Arima si sbarazza di brutti clienti e ne guadagna pure. Due piccioni con una fava. Mm.
Ma se quei clienti causano ancora problemi con non più prestiti, i tangi non ci sarà ancora per molto. Esattamente. Rispondi? Rispondi a chiama. Sì? Sì, è chiama-san. È un momento? Certo, cosa c'è? Beh, la donna del Tenjinone qua chiede per un lavoro. Cosa, al club? Non esattamente l'età giusta per fare la hostess. Ho provato a dirle di no, però non si rifiuta. Dice che pulirà i cessi, leverà i piatti, qualsiasi cosa. Ho detto che ci sono un sacco di lavori. Diversi lavori. Ma veramente. Ma tutti gli altri l'hanno rifiutata. Credo che in molti posti in città assumerebbero la moglie del presidente del Tenji Lons. Sa che sono io quello che è capo del posto? Non credo, no. Perché? Cosa c'è? Niente. Lascia. Prova a stallarlo un minuto, ok? Arrivo. Molto bene. Anna, tornerò subito. Ok. A dopo, capo. Sicuramente non tornerà mai subito. Dovremmo menarci con 800 persone, ma mi sembra ovvio. Ah, ecco il tizio dell'altra quest. Vabbè, dai. Ehi, quella è Arima. Qui lui è Arima. Ma no, nel mio club, no. Ma magari sono clienti magari, cioè, qual è il problema? Speriamo, siano clienti. Ok. Sessuko, cos'è? Che sento che stai cercando lavoro? Cosa succede? Beh, senti, non preoccuparti della compagnia. Ci pare io. Stavo mettendo a posto il nostro agreement di partnership. Salve. Questo che arriva a caso, salve. Ci parla. Cosa sta facendo qui? Cos'è che dice la stessa cosa? Mi sparisci nel mezzo del nostro. Di firmare. Ah, vedo che tua moglie è qua. Cosa succede? Non è niente, non è niente. Torniamo indietro e finiamo. Non imbarazzarmi di più, mai più, eh. Chi imbarazza qui? La chiama? Perché sei qua comunque? Io sono capo del posto. Cosa? Ah! Cosa stai facendo con Shobara? Non è affar mio, ma questa signora qui è mia cliente. Lasciala stare. E lasciala finire il test. Come osi? Perché dovrebbe fare il suo test? Probabilmente non hai capito, ma il Tenjinon, beh. Zitto! Dai ragazzi, fatelo fuori. Ma non nel mio bar, nel mio negozio, cioè nel mio locale. Ma che palle! Ah, ragazzi, scusate, ma aspetta. Facciamo così. Dei taction da 3, che non, male non fa. Ok, picchia picchia. Dai, cerchiamo di non scassare troppo tutto. Facciamo di nuovo così. Mi ero dimenticato di avere sta hit action da 3. Dai. Tiè. Continua, continua. Tanto qua è facile. Sono proprio. Roba facilona. Tiè. Mamma mia, aia, che mentata sullo spigolo. Mamma. Quindi. Tesoro. Scusate, Arima. Ma ho preso la libertà di guardare lo status finanziario della tua compagnia. Gli interessi alti che hai deciso di mettere ti stanno tornando a morte di culo. Anche se riesci a scamparla adesso grazie a Shobara, la domanda per. I rimborsi non smetterà. E
E non possiedi il potere finanziario per avere nuovi clienti. Gli soldi di Shobara risolveranno solo parte del problema. Gli unici clienti che avrà sono quelli che non potranno pagarlo. Sarà lasciato con niente in mano, solo dei deficienti che non lo pagano, intanto che i prestiti Tenji Loans lo succhiano per bene. Il tuo business è destinato a fallire. Meglio che fai altri prestiti, Senso che lo sapeva. Sei ingoiata l'orgoglio e l'onore. Pronta per pulire i cessi in uno step tab. Per passare il mio test. Stavo provando a fare un nuovo inizio con te. Setsuko, hai passato il test. Ti darò i 50 milioni, come abbiamo pattuito. Grazie mille. E quindi? Mi hai veramente aiutato a chiamarla. Lo apprezzo molto. Ah sì, quello lì, mi ricordo quello lì, è l'apprendista. Non stavo provando esattamente. E come hai detto tu? Cosa? Fai vedere le persone che sei serio e saranno contenti di lavorare per te. La moglie di Arima era seria riguardo a passare il tuo test. E tu gli hai risposto. Credo che Arima ha imparato, cioè ha capito la determinazione di sua moglie. I miei occhi sono stati aperti. Ho fatto un po' di soldi e ho cominciato a comportarmi come se sapessi tutto quanto. Cominciamo di nuovo. Ok. Ma chiama addormentatissimo così. Addormentatissimo, proprio in maniera aggressiva anche. Cioè, ma... Oh, bene, allora ragazzi, io direi che per questo appuntamento Yakuza 4 abbiamo concluso. Se vi è piaciuto, vi piace, andate, ci vediamo al prossimo video. I video questi qua vorrei farli non troppo lunghi. Cioè, se da questo dura 5 minuti facciamo un'altra, se no va bene così.